Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Makeup for You. Oggi faccio un video tag. Si tratta di fare due trucchi, uno colorato e uno con colori naturali. Il problema sta che bisogna farle con le dita, niente pennelli. Quindi buona visione. E taggo Sindina, che non vedo l'ora di vedere il tuo trucco con le dita molto colorato, che so se che sei bravissima con i colori. Taggo Giuliana e taggo la simpaticissima Miss Creamy Creamy. Iniziamo. Allora, io inizio da quello colorato. Primer. Metto il primer, io uso questo qui. Se metto una bolletta perché fa di tutti faccia. Ok. Ecco qui. Poi faccio con questo, che è il classico matitone della Kiko che tutti conoscete. Questo è 02. E metto solo la parte iniziale fino a metà occhio. Così. E prima che si asciughi metto questo ombretto qua, che è della Inglot. Vado a vedere se adesso già hanno dei nomi un po' strani, insomma vi dico che è 28, è un bianco però alla luce ha degli pigmenti lila quasi, non so, molto bello. E lo metto sulla parte dove ho messo quello del Kiko, l'ombretto matitone, e lo picchietto, così resta più colore. Io amo questo colore. Poi proseguo sempre con Inglot, questo qui, questo verde qua, verde acqua, 415. Il nome esatto è questo qui. Ok, su un altro dito e da metà lo picchietto. Dove lo metto? Lo picchietto. Ah. È molto arduo fare trucchi con le dita, quelle colorate almeno. Molto bello. Ma lo stendo e dopo un po' picchietto, così resta più colore. Intenso. Riprendo questo, così metto tra il verde e il colore questo qua bianco lilla, dove si incontrano, così è un po' più sfumato, così graduale, insomma, trucco graduale, è bello. E qua faccio così ogni tanto perché si stende ovunque. Procedo con questo blu, sempre della Inglot, il 480 DS. Spero che si veda. Uso questo dito, tanto lo pulisco, se no mancano altre dita. Do un po' l'occhio un po' più allungato. Ah, ok. Bri-bri questa. Allora, ho la palettina questa qua della Too Faced e prendo questo qua che viene fatto così e metto sulla fine. Anche qui sono un po' troppo, non lo so, me lo metterò poco, è un po' alla volta aggiungere perché è più facile mettere che togliere. Infatti questo qua mi è venuto abbastanza bello, su questo qua forse non sono troppo.
Allora, sempre della palettina Too Faced, prendo questo color panna bianco, oppure ovviamente se non avete questa palettina o pigmenti della Inglot, basta avere qualcosa di simile. Metto sopra. Guardate qui. Siccome al verde voglio accentuarlo di più, prendo un po' di verde e metto picchiettando un po' in mezzo all'occhio, così si vede di più. Ok, siccome a me piace l'eyeliner in gel, perché a differenza dell'eyeliner come questo qua, con la pennina, non ha l'effetto lucido che di solito ha l'eyeliner, ma siccome non ho pennelli non posso usare né quello gel, quindi ho optato per una matita, che il tappo è sparito, da qualche parte qua in confusione, e uso questa della Essence nera Cajal. E senza tanta precisione, piano piano, metto fino all'occhio, mirino l'occhio. Se non siete tanto esperti di matite, comunque eyeliner, eccetera, basta andare molto piano e un po' alla volta con tanta pazienza. Comunque è questione solo di allineamento. E metto anche dentro l'occhio e qua verso la fine faccio tipo la lineetta, la linguetta, senza tanta precisione, perché alla fine la sfumo un po' col dito. Allora, adesso mascara. Uso il mascara della Kiko perché mi piace molto questa qua, che è Ultra Tech. Che la conosciate tutte, che mi piace, è nuova e mi ha fatto già un grumolo, più di uno, chissà perché. Comunque l'ho presa oggi. E adesso il trucco labbra. Siccome non posso usare i pennelli, prendo un colore molto cremoso, comunque non forte, perché così non si può applicare più decentemente anche senza pennelli. Io uso questo della Kiko, che è il 398. Ok, che è questo colore qua, molto cremoso. Siccome è cremoso si può applicare con molta nonchalance. Ecco qua, il trucco è finito, fatemi sapere se vi piace. Mi sono struccata, poveri miei occhi, e adesso parto con il secondo trucco, quello più con colori naturali. E cercherò di fare un trucco anche abbastanza economico, ovvero utilizzando prodotti esclusivamente a basso prezzo. Parto con la base, che userò questa della Essence, che l'ha fatto per pigmenti. Ho voluto provare, non è male. Userò questo ombretto qua, Stay All Day della Essence 01. Io adoro questo colore. Allora, picchietto da metà e dopo un altro dito, un po' sfumo qua, perché deve essere graduale. Qui.
cerco di fare più colore qua e a metà occhio e più sfumato all'inizio dell'occhio. Io magari tolgo dove. Va. Ok, è molto semplice quel trucco, questo trucco del viso. E allora, adesso userò questa palettina qua della Sleek. Questa è Natural Palette. Questa qui. E userò tipo questo colore qua, o comunque potete prendere un marrone un po' più scuro da mettere, da fare l'ombra qua, qui. Si sfuma. Occhi da gatta e magari con questo piccolino che è un po' più preciso, metto un po' in fondo, fare tipo angolo e userò questa parte che è argentata, praticamente un grigio argentato, e metto vicino a sopracciglia. Un po' effetto metallizzato. Sempre come prima, Senza tanta precisione. Credo che è il bello di questi due trucchi che ho fatto, il fatto di non essere tanto precise quando solitamente bisogna metterci più precisione. E adoro queste matite metallizzate, soprattutto il pomeriggio quando c'è il sole, batte, è molto bello. La linguetta, un po' di linguetta più che siamo quasi arrivati alla fine e ora passiamo al mascara. Userò questo I Love Extreme che tutti conoscono, anche se mi è rimasto un po' esiguo della Kiko. Ora i miei occhi che li ho struccati più di una volta oggi. Amo questo mascara, che questo è uno di quei miei preferiti. Ok, e ora passiamo alle labbra. Quindi userò uno molto cremoso, sempre della Essence, questo qua, il 53. Ed è un po' rosa questa. Poi perfetto. Io non ho messo blush, ma si potrebbe metterlo. Ma devo sì, desideri. Non è il massimo perché con le dita. Ok, trucco è finito, fatemi sapere se vi piace. Commentate qui. Ciao, alla prossima!